Dunque, innanzitutto benvenuti a questo secondo appuntamento della rassegna del 2015 delle conferenze al museo di noi l'Associazione Polaris. Come al solito premetto ringraziando il Museo di Storia Naturale, sia della direzione sia del personale, che sempre in maniera molto gentile ed efficiente ci consentono di realizzare queste rassegne di conferenze, ci danno questo spazio. Poi vi riassumo brevemente questa rassegna. Era partita il mese scorso, a gennaio, con una conferenza su una missione spaziale che si chiama Gaia. E comunque, non so se sia già online, noi abbiamo un canale su YouTube dove metteremo la registrazione completa della conferenza del mese scorso, quindi potrete anche quella che adesso sarà ripresa anche questa. Oggi abbiamo Alessandra Raffaele, che è socio di Polaris ed è il segretario di Polaris, che debutta qua perché ha già svolto diverse altre attività di divulgazione e di didattica, però oggi è il suo debutto al Museo di Storia Naturale. Quindi, le facciamo anche un saluto. Ci parlerà dei pianeti extrasolari. Gli altri due appuntamenti della rassegna poi saranno il mese prossimo, esattamente tra un mese, 14 di marzo, ci sarò io che parlerò di eclissi, e terminerà la rassegna Davide Cenadelli, che è un fisico dell'Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta, e lui ci parlerà della ricerca di vita nell'universo. Questo sarà il 18 di aprile. Oltre a ciò, voglio ricordare due appuntamenti. Qua ci sono dei volantini, poi alla termine della conferenza chi lo desidera potrà recuperarli da qua. Vado in ordine cronologico. Allora, domenica 22 febbraio, quindi non domani ma la settimana prossima, tempo permettendo, e quella è sempre la grossa incognita delle nostre attività, noi proponiamo e Giove Pluvio dispone. Comunque, tempo permettendo, abbiamo deciso di realizzare una sessione di osservazione astronomica che sarà un po' lunga, un po' più lunga del solito, perché si svolgerà in Corso Italia, sempre dove forse molti di voi ci incontrano una volta al mese, adiacenze la chiesa di Boccadasse, quindi sempre in Corso Italia, ma attaccate alla chiesa di Boccadasse. Inizieremo alle 15.30, ovviamente non si vedono le stelle, ma c'è il sole. Con strumenti appositi faremo osservare il sole. Poi, e andremo avanti durante il pomeriggio così, poi sempre se non piove, se non diluvia, eccetera, eccetera, alla sera avremo la possibilità di vedere diversi pianeti, perché ci sarà una congiunzione tra Venere e Marte, che appariranno molto vicini, e ci sarà Giove, perché è nel periodo migliore della sua osservabilità, perché è vicino alla cosiddetta opposizione. Quindi chi lo desidera potrà venire o nel pomeriggio dalle 15.30 poi, o dalle 18. Ricordo soltanto che poi i pianeti Venere e Marte tramontano a una certa ora, quindi alle 7 ci sono, alle 7.30 ci sono, alle 8 ci sono, però alle 10 di sera non ci sono. Quindi se siete interessati vi esorto a venire a farvi presentarvi, non occorrono prenotazioni, non occorre niente, noi siamo lì. E l'ultima cosa che ricordo prima di far partire Alessandra è questa, anzi no, è la penultima cosa. Come ho detto, la prossima conferenza al museo è sabato 14, ci sono io che parlo di eclissi. Questa data è stata scelta non in maniera casuale, ma è stata scelta per un motivo. Il venerdì successivo, cioè venerdì 20 marzo, ci sarà un'eclissi di sole, un'eclissi totale di sole, ma purtroppo la totalità non sarà visibile da noi, ma sarà visibile nelle estreme regioni settentrionali dell'Europa, le Groenlandia, le isole Svalbard, quelle zone lì. Quindi se qualcuno vuole, va bene, ovviamente farà. Altrimenti, per la maggior parte delle persone non si può muovere da là, noi organizzeremo una sessione di osservazione dell'eclissi parziale, che peraltro arriverà al 70%, quindi insomma sarà abbastanza bella da vedere. La organizzeremo in Piazza del Ferrari, davanti al Palazzo Ducale. Chi
tutta la mattina, teniamo conto che la fase di parzialità inizia alle 9.22, noi saremo lì già dalle 8.30 alle 8.40, andremo avanti per tutta, fino a fine mattinata. Quindi ricordiamoci che l'appuntamento di sabato 14 marzo è in qualche modo propedeutico poi all'osservazione dell'eclissi del 20. L'ultima cosa era quella che noi come associazione organizziamo ogni anno un corso base di astronomia che di solito realizziamo in autunno. In autunno di solito cosa succede? Iniziamo il corso base, poi viene l'alluvione e proprio dalle stelle alle stalle, cioè dalle stelle a spalare fango e altri detriti nella sede. Di solito facciamo fare i corsisti. E di solito i corsisti partecipano attivamente alle operazioni di pulizia, però visto che insomma vorremmo dare qualcosa di più decente a chi decide di partecipare al corso, quest'anno, confidando nel fatto che di solito in primavera non è la stagione delle piogge, degli uragani a Genova, quindi realizzeremo il corso in primavera, mi sembra la presentazione sarà il 19 di marzo. Comunque saranno tutti gli appuntamenti il giovedì sera. Chi fosse interessato, si partirà da metà marzo, si finisce a fine maggio, diciamo. Chi fosse interessato potrà chiedere a noi dopo il termine della conferenza, basta che veniate, e vi daremo tutte le informazioni. E tra breve comparirà sul nostro sito, che lo ripeto fino alla nausea, www.astropolaris.it, contiene sempre tutte le informazioni più dettagliate e più recenti sulle attività dell'associazione. Per cui se siete interessati andate io, ci chiedete direttamente. Detto questo, ho detto fin troppo, quindi lascio la parola ad Alessandra e che parte con la sua conferenza. Buon ascolto a tutti, grazie. Ok, si sente bene? Mi sentite bene? Allora, buongiorno a tutti e grazie di essere venuti oggi. Oggi parleremo di un argomento veramente affascinante, secondo me, e ovviamente anche secondo tutti gli astronomi di questo secolo, perché il campo dei pianeti extrasolari o esopianeti è un campo della ricerca veramente innovativo, dove si stanno facendo progressi veramente incredibili. Allora, quello che faremo stasera è un viaggio. Avevo pensato di parlarvi di come si scoprono i pianeti extrasolari e comunque ne parleremo, lo accennerò. Però più che farvi vedere le tecniche di come si fa a scoprire un pianeta, vi volevo raccontare che cosa abbiamo scoperto, che cosa hanno scoperto gli astronomi. Per cui faremo un viaggio sui pianeti scoperti. Allargheremo un po' la nostra geografia, e perché la geografia del futuro molto probabilmente che si insegnerà a scuola comprenderà anche la geografia di altri mondi. Questo è un futuro remoto forse, però non troppo. Allora, partiamo per questo viaggio, vi farò vedere tantissimi pianeti e rimarrete forse un po' frastornati, non ce li ricorderemo tutti, ma non è importante ricordarli o ricordare i loro nomi, è importante capire che cosa abbiamo scoperto. Allora, prima di tutto, chi trova i pianeti? I cacciatori di pianeti. Vi presenterò solo due cacciatori di pianeti, due tra i più famosi. Il primo cacciatore di pianeti è questo qui, che vedete, si chiama Corot. Lo pronuncio alla francese perché è un satellite, un telescopio spaziale, un satellite mandato in orbita intorno alla Terra dall'Agenzia Spaziale Francese in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, per cui un progetto europeo. Corot è un progetto appunto dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, e il suo nome vuol dire Convention Rotation and Planetary Transits, ovvero convenzione, poi vedremo cos'è, rotazione e transiti planetari. Perché si chiama Corot? Perché i francesi hanno dedicato questo telescopio spaziale al pittore Jean-Baptiste Camille Corot, che è un pittore francese del 1800 e dipingeva paesaggi. Ora, secondo me non ha molto a che fare con l'astronomia, però è bello che una missione scientifica sia dedicata a un personaggio, diciamo, dell'arte. Lo trovo molto, molto bello. Allora, quando è stato lanciato questo
telescopio è stato lanciato il 18 gennaio del 2007. Ora la missione è conclusa perché purtroppo ha smesso di funzionare e hanno annunciato, l'Agenzia Spaziale Francese ha annunciato la fine dell'operatività di questa missione il 20 giugno del 2013. Ha lavorato per più di 6 anni in un'orbita circolare polare a 827 km di altezza. E che cosa ha trovato? Ha scoperto pianeti. Come li scopre? Li scopre con un metodo, il metodo dei transiti, di cui poi parleremo. Ne ha scoperti tantissimi e ogni pianeta scoperto da questa missione è stato battezzato Corot, seguito dal numero del catalogo della stella e seguito da una lettera dell'alfabeto, ma poi lo vedremo più in dettaglio. Questo è il nostro cacciatore di pianeti europeo, però ce n'è un altro che ahimè ci ha superato. Eccolo qua, vi presento Kepler. Kepler è un telescopio spaziale ed è un progetto, una missione della NASA. È stato lanciato nel 2009 ed è in orbita eliocentrica, ovvero intorno al Sole. Ha uno specchio principale, qui è sbagliato, non è 95 cm ma è 1,40 m, non ho fatto in tempo a correggere. Kepler ha scoperto finora confermati 1013 pianeti. E perché si chiama Kepler se i francesi hanno dedicato il loro telescopio spaziale a un pittore? Gli americani, molto più pratici, hanno dedicato il loro telescopio spaziale a uno scienziato tedesco, Jean Kepler, uno scienziato del 1600 e il cui nome italianizzato era Giovanni Keplero. Vedete questo tipo un po' spiritato, a guardarlo bene, così emaciato, che ha in mano un compasso. Perché? Perché voi tutti sapete che Keplero, questo scienziato, ha scoperto le famose leggi che regolano il moto dei pianeti, per cui mi sembra azzeccatissima la dedica di questo degli americani per questo telescopio spaziale. Non poteva avere altro nome migliore di Kepler. Allora, adesso vi ho presentato chi ha trovato i pianeti e andiamo a vedere come hanno fatto. Allora, come li hanno trovati? Sia Corot che Kepler hanno trovato i pianeti utilizzando il metodo dei transiti, transito fotometrico, ovvero è concettualmente un metodo molto semplice. Guardano, puntano delle stelle e misurano la luce proveniente dalle stelle. Per cui se la luminosità di una stella cala, vuol dire che è passato davanti un pianeta, davanti alla stella, che ha oscurato, seppur in piccolissima parte, perché i pianeti rispetto alle stelle sono molto più piccoli, però ha oscurato la luce della stella. Per cui i sensori, il computer rivelerà un calo di luminosità e si rivelano cali di luminosità anche sensibilissimi. Per cui vedete in questo grafico sull'asse delle ascisse c'è il tempo che passa, in questo caso le ore oppure i giorni, e nelle ordinate si mette la luminosità. La luminosità della stella è più o meno simile. Quando un pianeta passa davanti a lei, a un certo punto il grafico cala bruscamente, la luminosità cala perché il pianeta oscura una parte e per poi riprendere a salire, perché il pianeta orbita intorno alla stella. Quando il pianeta sarà dall'altra parte e non sarà più lungo la nostra linea di vista tra noi e la stella riprenderà la totalità della sua luce. Cosa hanno di particolare questi cali di luminosità? Che sono periodici, si ripresentano periodicamente.
Per cui se si ripresentano 2, 3, 4 volte sempre periodicamente, sempre nello stesso modo, non c'è altra spiegazione, c'è un corpo che orbita intorno alla stella. Allora, vedete che la profondità del transito è uguale al raggio del pianeta diviso il raggio della stella per 2. Questo che cosa ci dice? Questa formuletta, la prima formuletta, è importantissima, perché da questa formula, se noi conosciamo già il raggio della stella, perché lo abbiamo studiato, lo abbiamo misurato con varie misure e telescopi, e vediamo anche quant'è la profondità del transito, noi da quella prima formula possiamo ricavare il raggio del pianeta, e il raggio del pianeta ci dice appunto quanto è grande questo corpo celeste che sta orbitando intorno alla stella. Ovviamente la probabilità del transito è uguale al raggio della stella diviso il semiasse maggiore, ovvero diviso l'orbita, la distanza del pianeta dalla stella. Più il pianeta è lontano dalla stella, più la probabilità del transito è scarsa. Più il pianeta è vicino alla stella, più avremo maggiore probabilità di vederlo transitare e di vedere la stella, la luce della stella che cala leggermente ad ogni suo passaggio. Per cui sia Corot che Kepler utilizzano questo metodo per rivelare indirettamente, scusate se mi do le spalle perché per rilevare indirettamente la presenza di pianeti. Allora, quanti ne abbiamo scoperti? Ad oggi, al 14 febbraio, perché ho controllato stamattina, i pianeti confermati, cioè scoperti, sono in tutto 1889. Questi pianeti, è un numero impressionante, quasi 2000 pianeti scoperti, non li ha scoperti solo Kepler, anche se Kepler ha scoperto la maggior parte di questi pianeti. Su 1889 pianeti, Kepler ne ha scoperti 1013. Gli altri sono stati scoperti da Corot e anche da altri cacciatori di pianeti, di cui non vi ho parlato perché non avremo il tempo, che adesso inizieremo la carrellata dei pianeti, ma di altri cacciatori di pianeti che sono dei telescopi a terra e non posti nello spazio come Corot e Kepler. Allora, prima di buttarci sui pianeti che girano intorno ad altre stelle, un veloce ripassino veloce del nostro pianeta, del nostro sistema solare, perché questi fino a poco tempo fa erano gli unici pianeti che noi conoscevamo. Allora, la nostra stella è una normalissima stella gialla, il Sole, normale come ce ne sono tantissime altre nell'universo, e intorno al Sole ruotano 8 pianeti. Dico 8 perché il povero Plutone è stato declassato. Quando andavo a scuola io si diceva che i pianeti erano 9, adesso è stato declassato a pianeta nano. Allora, questi 8 pianeti di cui la Terra fa parte, la Terra è il terzo pianeta a partire in ordine di distanza dal Sole, vedete, salta subito all'occhio una divisione, una dicotomia tra, sono due tipi di pianeti diversi. I primi 4 pianeti del nostro sistema solare, Mercurio, Venere, la nostra Terra e Marte, sono pianeti rocciosi, rocciosi come la Terra, con una superficie solida dove si può atterrare, hanno una crosta, delle montagne, hanno insomma una superficie solida e hanno tutte dimensioni paragonabili. Ora è vero che Mercurio è il pianeta più piccolino, è veramente piccolo in confronto alla Terra, però più o meno è vero che Marte è più piccolo, Venere invece è il nostro pianeta gemello, perché come dimensioni Venere è similissimo alla Terra. Però tutto sommato queste differenze non sono così eclatanti. Invece gli altri pianeti del sistema solare, da Giove, Saturno, Urano e Nettuno, sono pianeti, sono chiamati giganti gassosi, perché non hanno una superficie solida su cui atterrare. Un'ipotetica navicella che atterrasse su questi pianeti sprofonderebbe nella loro densissima atmosfera, ma sono appunto dei composti da gas, ghiaccio, gas, hanno un nucleo roccioso anche loro, però questo nucleo roccioso di ferro e roccioso è di ghiaccio è completamente circondato soltanto da gas. Per cui c'è questa dicotomia. E una cosa importante sono le distanze.
Allora, la distanza media della Terra dal Sole è circa 150 milioni di chilometri. Dico circa perché in realtà è un po' meno, è 149 milioni di chilometri erotti. E non è sempre la stessa, perché l'orbita della Terra intorno al Sole, voi sapete che non è un'orbita perfettamente circolare, ma è un'orbita ellittica allungata, per cui la Terra ha un punto in cui è più vicina al Sole e un punto in cui è più lontana. La distanza media è circa 150 milioni di chilometri. Questa unità gli astronomi, per abbreviare, per capirsi con le distanze, se no verrebbero fuori dei numeri veramente astronomici, la chiamano l'unità astronomica. Un'unità astronomica è la distanza Terra-Sole, ovvero 150 milioni di chilometri. Se la Terra è posta a un'unità astronomica, Mercurio, che è molto più vicino al Sole, è a 0,39 unità astronomiche. Giove è a 5 volte 5 unità astronomiche di distanza dal Sole, e Nettuno, il pianeta più lontano, addirittura a 30 unità astronomiche. Perché vi sto dicendo questo? Semplicemente perché dovete tenere a mente, che ci servirà mentre vedremo i pianeti extrasolari, questi ordini di grandezza. Basterà che vi ricordiate che Mercurio è a 0,39 unità astronomiche dal Sole, ovvero molto vicino al Sole, infatti le temperature di Mercurio sono altissime e non è certo un pianeta abitabile. E andiamo avanti. Le dimensioni non contano, si dice, ma comunque, per darvi un'idea, la Giove è 318 volte più grande della nostra Terra. La nostra Terra, come vedete in quel disegno, potrebbe stare, tre nostre Terre potrebbero stare dentro la grossa macchia rossa di Giove, che in realtà è una tempesta millenaria che si sta svolgendo su quel pianeta a dimensioni gigantesche. Ma perché vi dico questo? Vedrete perché ci saranno utili questi termini di grandezza. Poi ci sono le stelle, che le stelle non sono tutte uguali. La nostra stella è una stella rossa che ha circa 6.000 gradi Kelvin. I gradi Kelvin rispetto ai gradi Celsius, se volete abbassatevi di 100 gradi, ma non è quello che fa la differenza. La nostra stella è una stella gialla ed è classificata con la lettera G. Ora, tenete a mente soltanto questo, che le stelle più calde sono le stelle azzurre e vengono classificate con la lettera O dagli astronomi, mentre hanno temperature altissime fino a 50.000 gradi Kelvin. Le stelle più fredde invece sono le stelle rosse, e questo è un po' controintuitivo, perché a noi il rosso sembra il colore del fuoco, del caldo, e tendiamo a dire ma se è rosso è più caldo, invece no. Le stelle più calde hanno un colore azzurro e le stelle rosse o arancioni sono le stelle più fredde. Per ricordarsi questa categoria di stelle O, B, E, F, G, K, M, gli astronomi hanno inventato una filastrocca che è molto divertente. O, B, E, Fine Girl, Kiss Me, sì, una brava ragazza e baciami. Così, con questa frase divertente, potete ricordarvi tutti i tipi di stelle che ci sono nell'universo con le loro temperature. Però, siccome al giorno d'oggi ci sono anche astronomi donna, finalmente hanno fatto una variante della frase sì, un bravo ragazzo e baciami, per Patricio, giustamente. Allora, questi sono i tipi di stelle. Era doveroso ricordare. Allora, la vita è una questione solo di giusta distanza? Ovvero, a che posizione? Dove deve essere posizionato un pianeta per poter essere abitabile? Deve essere, se partiamo dal basso, cioè dalla stella rossa, la stella più fredda, stelle piccole e fredde, ovviamente deve essere posizionato più vicino alla stella, perché altrimenti la sua temperatura sarà troppo fredda. Se invece la stella, come nel caso di mezzo, è uguale a quella del nostro Sole, il pianeta dovrà essere posizionato più o meno a un'unità astronomica, ovvero la distanza della Terra dal Sole, perché abbiamo visto che la temperatura per il nostro pianeta è una temperatura accettabile dove si può sviluppare la vita. Se invece la stella è azzurra, ovvero caldissima, voi vedete, vi ho detto, scusate, che la fascia di abitabilità è quella verde,
Per cui voi vedete che nel primo caso, in basso, la fascia verde, la fascia di abitabilità è molto vicina alla stella, perché la stella è fredda e per cui deve essere più vicina per prendere calore. Invece, nell'ultimo caso, in alto, della stella blu, la fascia di abitabilità, che è la fascia verde, vedete che è più lontana dalla stella, perché i pianeti, per poter ospitare la vita come noi la conosciamo, devono essere più lontani dalla loro stella, dalla fonte di calore. Allora, subito facciamo un esempio con dei pianeti conosciuti, poi non ne parlo più. La famosa stella Gliese 581. Guardate, allora, questa stellina Gliese 581 è una nana rossa, ovvero un tipo di stella molto più piccola del nostro Sole, anche piccola fino alla metà del nostro Sole, e più fredda. E in cima vedete il nostro Sole con i pianeti del Sistema Solare. Allora, alcuni da Mercurio a Marte e poi Giove. Allora, vedete, si è scoperto che intorno alla stella Gliese 581 ruotano, lì sono disegnati 6 pianeti. In realtà ne hanno confermati solo 3 e altri 3 non sono ancora confermati. Per cui ruotano, facciamo finta che ruotino 6 pianeti. Ruotano 6 pianeti. Di questi pianeti, i primi tre, sono fuori dalla fascia di abitabilità perché sono troppo vicini alla loro stella e per cui hanno temperature troppo calde. Il pianeta G invece sembra proprio al centro della fascia di abitabilità e sembra poter avere una temperatura diciamo gradevole. Peccato che il pianeta G non è stato confermato. Ora, la fascia di abitabilità, leggete la definizione in alto, è una regione intorno a una stella dove è teoricamente possibile che esista acqua liquida sulla sua superficie. Non vuol dire che esiste l'acqua, l'acqua potrebbe anche non esistere, ma se ci fosse potrebbe rimanere con la forma liquida, senza evaporare per il troppo caldo e senza ghiacciarsi per il troppo freddo. Per cui, se guardate la nostra Terra, è proprio al centro della propria fascia di abitabilità. Infatti, sulla nostra superficie l'acqua può rimanere allo stato liquido. Mercurio è completamente al di fuori, perché se su Mercurio non c'è acqua, a parte che forse ne hanno trovata, perché l'acqua si è trovata forse intrappolata nelle rocce all'interno, si è trovata un po' dappertutto nel Sistema Solare, però su Mercurio l'acqua evapora, ovviamente. È troppo vicino al Sole. E su Venere è posta all'inizio della fascia di abitabilità, è proprio borderline, sul bordo, però purtroppo ha un'atmosfera troppo spessa con un effetto serra micidiale che aumenta la temperatura in maniera pazzesca fino ai 500 gradi quasi, per cui l'acqua allo stato liquido su Venere non può esistere. E su Marte potrebbe esistere forse, perché poteva esistere in passato, però Marte è troppo piccolo, il pianeta così piccolo gravitazionalmente non riesce a trattenere un'atmosfera e non riuscendo a trattenere un'atmosfera tutto, anche l'H2O, se ne vola nello spazio. Ora, questo è per farvi vedere che la fascia di abitabilità è più vicina per le stelle più fredde come le nane rosse e più lontana per le stelle più calde come il nostro Sole. Ma partiamo subito con i pianeti. Questa breve introduzione per fissare qualche concetto generale, partiamo con i pianeti più simili alla Terra che sono stati trovati. Allora, questo è vi presento Kepler 186F. Come vi ho già detto, allora, Kepler vuol dire che è stato scoperto da Kepler questo pianeta e Kepler 186 è il nome della stella, ovvero è la 186esima stella catalogata nel catalogo di Kepler, che Kepler osservava. E i pianeti come si classificano, i pianeti che vengono scoperti intorno a una stella? Con le lettere dell'alfabeto, partendo dalla lettera B. La lettera A non si usa perché è sottinteso che la A è come se fosse la stella. Si parte dalla lettera B, se si trova un pianeta verrà chiamato Kepler 186b,
se ne trova un altro, verrà chiamato Kepler-186c, poi D. Ora, se questo pianeta si chiama Kepler-186f, cosa mi suggerisce? Che ci sono stati degli altri pianeti che hanno trovato, esiste anche il Kepler-186b, c, d ed e. Ci sono altri quattro pianeti in questo sistema stellare, ma solo Kepler-186f è potenzialmente abitabile. E adesso vediamo perché. È potenzialmente, allora, è stato scoperto intanto nel 2014, per cui l'anno scorso, meno di un anno fa, è una notizia abbastanza recente. E ha un ESI, adesso vi parlerò dell'ESI, ho messo questo parametro in tutte le slide. L'ESI che cos'è? È l'Earth Similarity Index, cioè è l'indice di similarità terrestre, è il parametro che indica quanto il pianeta assomiglia alla Terra. Alla Terra è stato attribuito il valore 1, che è il valore massimo. 0 è il valore minimo, vuol dire che proprio un pianeta non assomiglia alla Terra. Se questo pianeta ha un parametro di somiglianza alla Terra di 0,64, è già buono, perché è lo stesso parametro che ha Marte. Marte ha un ESI di 0,64. Ora voi direte, sì, ma su Marte la vita non c'è. Ma non c'è perché è piccolino e non riesce a trattenere un'atmosfera, per questo non c'è vita. Però Marte non è messo malaccio come fascia di abitabilità. Per cui questo pianeta, che è più grande, allora, abbiamo detto che la stella madre si chiama Kepler-186, innanzitutto è qui raffigurata, è una stella nana rossa, più piccola del Sole, quindi più fredda del Sole, che ha una temperatura di 3788 gradi Kelvin. Il nostro Sole, ricordo che ha una temperatura di circa 5600 gradi Kelvin. Allora, la distanza di questo pianeta dalla sua stella è 0,35 unità astronomiche. Ora, vi ricordate che avevo detto di tenere a mente la distanza di Mercurio dal Sole? Mercurio dal Sole era 0,39 unità astronomiche. Questo pianeta è più vicino alla sua stella di quanto Mercurio sia vicino al Sole, per cui è vicinissimo, però non è, va bene, perché questa stella è più fredda del Sole, per cui anche se il pianeta è più vicino non è un problema. Il periodo orbitale è di circa 139 giorni, l'anno di questo pianeta dura 130 giorni, ci mette 130 giorni a orbitare intorno alla sua stella. Vi ho messo tutti quei decimali, 129,94 e 59, per farvi vedere, per darvi l'idea di a che precisione incredibile arrivano a determinare le misure con il metodo dei transiti. Le misure del periodo orbitale e del raggio del pianeta è determinato benissimo. Per questo vi ho messo tutti quei decimali, non sono importanti, non bisogna ricordare, 130 giorni più o meno va benissimo dal nulla. E il raggio del pianeta è 1,11 i raggi terrestri, per cui questo pianeta è grande solo l'11% in più della Terra. E la sua massa, ecco, la massa non la sappiamo, col metodo dei transiti noi non possiamo sapere la massa, ma possiamo sapere che varia da un minimo di 0,32 a 3,37 masse terrestri. Ora, se fosse composto questo pianeta solo di ghiaccio e di acqua, la sua massa sarebbe solo 0,32 masse terrestri, ma se fosse composto tutto di ferro la sua massa sarebbe 3,77 masse terrestri, e se fosse composto di un terzo di ghiaccio e di due terzi di rocce silicee come la nostra Terra, hanno fatto una simulazione e hanno visto che peserebbe, avrebbe una massa di 1,44 masse terrestri. Allora, la sua temperatura è un po' freddino, però è stimato che potrebbe essere sopra lo zero. E la sua distanza dal nostro Sole, ovvero anche dalla nostra Terra, è di circa 500 anni luce, molto lontano. Vi ricordo che l'anno luce è la distanza che percorre la luce in un anno alla velocità di circa 300.000 km al secondo, per cui è molto distante, ed è la costellazione del Cigno questo pianeta. Però non è malaccio, eh? Allora, hanno fatto una lista dei pianeti terrestri più simili alla Terra, all'Università di Puerto Rico.